propria vita non ha fatto male a una mosca. Gianni Miase non è a capo di nessuna cospirazione. Gianni Miase ha cercato di fare il sindaco di questo paese subendo casomai le intemperanze, ma mai pensando di fare alcunché nei confronti di alcuno. E quando invece forse per il bene della persona che è stata raggiunta da quello che io mi auguro un ingiusto provvedimento giudiziario, forse era meglio stare in silenzio, perché il silenzio in questi casi aiuta chi ha la necessità, chi ha la necessità di raccogliere le idee, di difendersi. È stato montato un caso vigliacco, perché siete dei vigliacchi. Nel momento in cui vi avvalete, siete dei vigliacchi nel momento in cui vi avvalete della disgrazia, spero temporanea, che ha colpito un cittadino di Roccolomera per tentare di farne un martire, mentre invece bisogna farne, come io spero e mi auguro, un innocente. E l'innocente può essere dimostrato solo facendo valere le ragioni davanti al giudice, non venendo a dire questa è la cospirazione politica, qualcuno, Argiroffi, ma con quale coraggio viene a dire che qualcuno vuole che ci sia una sola lista a Roccalumera? Ma capisci bene quello che vai dicendo, che la gente questa mattina leggendo il giornale avrà pensato che da un lato ci sono, abbiamo invertito le parti, voglio dirlo, abbiamo invertito le parti, qua ci stanno le persone per bene, qua ci stanno le persone che mai hanno pensato minimamente di rivolgere offesa a chi che sia. E in 5 anni di mia sindacatura io sfido qualsiasi cittadino di Roccolomera a dire: sindaco, mi hai trattato male, mi hai fatto torto. Nessuno può dirlo, lo dico con orgoglio e con presunzione se volete. E allora per cortesia, smettetela, oppure salite su questo palco e quello che andate a dire in maniera maligna, malvagia e calunniatrice nei quadrivi, negli angiporti, nei cortili, davanti ai bar, dicendo e non dicendo, lasciandovi sfuggire delle frasi, quando andate a dire è stato quel pezzo di merda di Gianni Miasi a fare la denuncia, ve lo dovete ricacciare in gola, perché siete dei vigliacchi.